Sono a Disneyland Paris e precisamente nella stanza del Newport Bay Club che mi ospiterà per le prossime notti. Seguimi perché ti porterò a scoprire tutte le meraviglie di questo parco. Disneyland Paris si trova a Marne-la-Vallée, a soli 30 km dalla capitale francese. È composto da due parchi, Disneyland Park e Walt Disney Studios. Disneyland Park è il parco in cui le favole prendono vita e non appena si varca il cancello d'ingresso si viene proprio accolti nel regno delle fiabe. Main Street trasporta di colpo in un'atmosfera magica ed è costellata da negozi in cui acquistare qualsiasi cosa a marchio Disney. Il castello della Bella Addormentata nel bosco è la vera icona di Disneyland Paris e con i suoi quasi 50 metri di altezza svetta su Fantasyland. Nel Disneyland Park è possibile incontrare i personaggi Disney e scattarsi con loro qualche foto, ma è soprattutto possibile provare attrazioni più o meno adrenaliniche, come Big Thunder Mountain Railroad, Pirati dei Caraibi, Phantom Manor, Hyperspace Mountains e Star Tours. Sono però le parate e gli spettacoli, che si svolgono più volte al giorno, ad emozionare in ugual modo grandi e piccini. Per mangiare c'è poi l'imbarazzo della scelta, da ristoranti a fast food, e c'è anche l'opportunità di pranzare e cenare insieme ai personaggi Disney. Il Walt Disney Studios è invece il parco in cui vengono svelati tutti i segreti che si celano dietro le storie Disney, ed è quello in cui ci sono più attrazioni adrenaliniche e in cui è possibile scoprire sorprendenti effetti speciali con lo studio Tron Tour. Ma è quando il giorno lascia spazio alla notte che Disneyland Paris indossa la veste più magica, grazie alla parata finale in cui i celebri personaggi sfilano tra le vie del parco, danzando e salutando i loro fan accorsi da tutto il mondo per incontrarli. È però Disney Illuminations, sulla facciata del castello della Bella Addormentata nel bosco, che riesce a toccare le corde più sensibili dell'anima, scavando nei ricordi d'infanzia e vagando tra i momenti più importanti della vita dello spettatore, rubando qualche lacrimuccia anche ai cuori più duri. Luci, suoni, fontane danzanti e fuochi d'artificio aggiungono ancora più magia all'esperienza trascorsa durante il giorno nel parco, lasciando un ricordo indelebile e tanta voglia di tornare al più presto in questo regno incantato.